Il mio primo volo a Pomigliano d'Arco come allievo dell'Accademia è dunque il 6 ottobre del 1951. Oggi 10 agosto 2020 incontriamo nella sua casa Sesto Calende il comandante Alessandro Ghisleni, è stato capo collaudatore assieme a Marchetti dal 1966 al 1992, ma prima di parlare della SIAI ci racconta qualcosa della sua storia personale, comandante? Entro in Accademia nel 1951, corso Leone II. Dal 51 al 54 a Nisida, nel 54 divento sottotenente e vado negli Stati Uniti a fare il corso di pilotaggio e di addestramento avanzato cacciabombardieri su F-84. Torno in Italia nel 56, dal 56 al 61 presto servizio presso la terza brigata RT sul suo aeroplano RF-84F. Nel 61 vengo trasferito al reparto sperimentale di volo, poi da lì vado di nuovo in America per fare il corso collaudatori nel 62 a Edwards Air Force Base in California. Rientro in Italia nel 63, presto servizio presso il reparto sperimentale fino al 66, quando lascio il servizio in aeronautica per entrare a far parte della schiera dei piloti collaudatori della SIAE. Secondo semestre, ecco qua, qui comincia l'attività in America. Primo volo in orientamento sul T6, poi sul PA-18 fino PA-18 a un certo punto ci sarà. Dove è il decollo? Eccolo qui il decollo. 29 novembre del 1954. Ancora pochi voli sul PA-18 e poi si passa al T6. T6G abbiamo fatto 140 ore Come è arrivato alla SIA Marchetti? Cioè, è stata una scelta su personale, T6. No, voluta? mi è stato offerto il posto e Ok. quindi c'è stata una trattativa tra l'aeronautica militare e il sottoscritto. Quali aerei ha collaudato nella SIA Marchetti? Da quando è arrivato in poi? Ecco. Io ho una trentina di passaggi. Adesso la SIA Marchetti ho cominciato con Tir Tendaré, che veniva revisionato con l'Audi A di Malpensa, produzione sì. Malpensa, poi aeroplani leggeri S205, 208, 210, 260, 1019, 260 TP, il Pegaso, il Canguro e l'S211. Vediamo se ho finito. Ho dimenticato il C-130 e il C-119. Il 260 è un po' il suo figliccio, l'ha No, elaborato, il che è 260 ancora. non è un prodotto originale della SIAE. Ecco, quello. Comunque, diciamo che il mio figlioccio è la versione militare del 260. Cosa è successo? Da quando è arrivato era solo civile, poi. Era stato omologato come aeroplano civile da turismo e acrobatico. E io ho pensato e ho proposto di fare una versione militare come addestramento, addestratore primario. L'idea è stata accettata. Ed è stato un successo a livello mondiale, Direi di immagino. sì, perché ne sono stati, ne abbiamo fatti un migliaio. Certo. Poi c'è stato anche il 211, su cui lei ha fatto il primo volo. 211 è un jet, è nato come jet addestratore basico iniziale militare. Il primo volo l'ho fatto nel 1981, se ben ricordo, a Malpensa. E basta, poi l'ho sviluppato.
Comunque è stato un aereo talmente valido che adesso ritorna Adesso come M345. è diventato M345. La struttura dell'aeroplano praticamente è lo stesso, è stato cambiato il motore e ovviamente aggiornata l'avionica. Qui finisce la parte basico, ho conseguito il brevetto il 18 novembre del 1955, poi sono passato a Laughlin Air Force Base in Texas per volare sul FT-33 che era il T-33 armato. Da lì a Luke Air Force Base in Arizona. Ecco qui, Luke Air Force Base in Arizona, riprese voli sul T-33 e poi F-84G. Su quale non si faceva doppio comando perché non esisteva la versione biposto, era solo monoposto. Finito l'America con la V84G, comincia la mia attività in Italia, a Villafranca, ecco qua. Com'è stato il suo rapporto con i tecnici e le maestranze della ditta qui in SIAE? È stato altalenante. Ha qualche aneddoto da raccontarci? Se volete vi racconto, Certo, è un po' racconta. lunga la storia. Ma non importa. La visita del cardinale Dall'Acqua, è un emerito cittadino sestese che ricopriva un'alta carica in Vaticano, venne in visita a Sesto Calende, visita pastorale, e quindi anche alla SIAE. Allora la dirigenza SIAE chiamò gli sveni per fare la presentazione in volo del 260. Sceso dalla presentazione, il meccanico di linea mi chiama e mi dice: il cardinale vuole conoscerla. Allora io mi presento al cardinale, il quale mi elogia, si lascia andare grandi elogi, grandi meraviglie per il mio volo. E a quel punto il direttore tecnico della SIAE, un nobile ingegnere aeronautico, con fare un po' sfottò, dice: Eminenza, sì, logica, deve sapere che i piloti guidano l'aeroplano con, mi permette, il sedere. Il cardinale rimane un po' lì, mi guarda e dico: Eminenza, da un certo punto di vista quello che sostiene l'ingegner Brennan è vero. Noi siamo legati strettamente all'aeroplano attraverso il seggiolino, quindi in un certo senso si può dire che controlliamo e guidiamo l'aeroplano con quella parte anatomica. Però il risultato, come lei ha avuto la bontà di affermare, è buono. Diversamente vanno le cose, ohimè, quando, come troppo spesso accade, gli ingegneri con la medesima parte anatomica progettano gli aeroplani e realizzano i prototipi. E finì la storia. Ecco, RF-84F. Il giorno 11 del mese di settembre del 1956 ho decollato sull'RF. Fino a quando sono stato trasferito al reparto sperimentale, ho provato su quell'aeroplano. Qualche volo particolarmente difficile o Ho avuto no, particolarmente... 9 atterraggi forzati, basta. Insomma. Un volo interessante quando dove si certificò il doppio serbatoio per il volo rovescio con 260, ho fatto in volo rovescio da Vergiate fino a Orio al Serio. Navigazione breve, ma a Interessante. testa in giù. A testa in giù. Vedete, qui sono tutti i voli sull'RF-84F, sul quale non si faceva doppio comando perché non esisteva la versione doppio comando, era monoposto, si decollava direttamente da soli con un chase, un accompagnatore in ala. Ricordi qualcosa di particolare che è successo durante i voli con laudo in Italia o all'estero? No, all'estero con l'S211 andai a presentarlo alla Grumman perché era il potenziale partner della SIAE per l'eventuale costruzione del 260, del 211 per l'USAF, e andando da Filadelfia all'aeroporto della Grumman, che non mi ricordo come si chiamava, in Long Island, su Manhattan c'era un corridoio UFR. Passando sopra il grattacieli, ho avuto il piacere di fare un tonno sulla città. Ti stanno ancora cercando, lo sai. No, no, ma era tutto Sì, legale. assolutamente. Ecco, qui finisce la mia attività alla 3ª Brigata di Villafranca e comincia l'attività pratica di mare,
al reparto sperimentale di volo prima di andare a fare il corso collaudatori. Su che aeroplani hai volato quando stavi lì? Qui ho cominciato a fare passaggi sopra il Maggi 326, il P-166, il C-45, il G-59. Ancora T6, 326, T6, G91, C45, G33, G33, C45, si parlava su aeroplani diversi. Senta, dal punto di vista aeronautico lei ha avuto tantissima soddisfazione, ha volato su tutti gli aerei possibili? Tutti no, una trentina di... Beh, comunque quelli significativi dell'epoca. Sono abilitato su una trentina di aeroplani, poi ho fatto altri voli, per esempio un volo che mi è piaciuto moltissimo, il Crusader, l'F-8U della Marina Americana. Cosa aveva di particolare? Era, non so se ve lo ricordate... Sì, era con la presa d'aria sopra. No, no, con l'ala basculante. Ah, l'ala basculante. Una macchina da Mach 1.8, insomma. Però. qui già comincia l'attività Edwards. Ecco qui, T-38A, T-33, T-38, T-33, T-33, T-38, B-57, sapete cos'è il B-57? Sì. Canberra versione americana. Poi ve lo faccio vedere. 38, T-33, eccolo qui, B-57, F-104B, il 4 dicembre del 1962, questo è il mio primo volo sull'F-104. Questo per esempio. Ecco, questo è il tuo corso a Edwards, di piloti collaboratori, sì, esatto. A Edwards, a classe 62C. A un certo punto, eccolo qui, David Scott, questo è stato il primo a guidare l'automobilina elettrica sulla Luna. Sì. Questo è Collins, che era il terzo membro dell'equipaggio sull'Apollo 11, sì. Quello che è rimasto in orbita, eccolo qui. E tutta gente che ho conosciuto e che ho frequentato, perché il corso collaudatori era da una parte del corridoio, il corso spaziale dall'altra parte. E qui sei tu, giusto? Sono io, sì. Ecco, finisce la mia attività a Edwards e comincia di nuovo quella a pratica di mare. B-106, AZ-8, sapete cos'è la AZ-8? No. È un quadrimotore fatto dalla Gustav, un quadrimotore leggero con quattro motori inglesi da 500 cavalli, che non ha avuto, era un prototipo, è rimasto all'aeronautica militare presso il reparto militare di volo e si è fatto il passaggio. E quando ho decollato, cioè da solo, avevo 20 passeggeri che non sapevano che era il mio primo volo. Era tutta gente, osservatori, ingegneri che dovevano fare le ore. Senti, è rimasto qualcosa di aeronautico che ti sarebbe piaciuto fare che non hai potuto fare per vari motivi? Per non più di un anno il pilota della Ritalia. Non più di un anno? Non più di un anno. Poi è passato. Sì. Eccolo qui il volo sul Crusader. F8 Crusader. Quello da Mach 1.8. Mach 1.8, sì. F-104G, Torino Caselle, decollo 12.30, atterraggio 13.40, 70 minuti decollo. Senti, per chiudere velocemente questa breve intervista, hai qualche consiglio da dare ai giovani che vogliono avvicinarsi all'aviazione oggi? Se hai dei consigli da dare. Il consiglio che posso dare è: se avete voglia di farlo, fatelo e fatelo bene. E non eccedete mai i limiti della macchina e i vostri limiti, e le cose andranno benissimo. Basta. Ma certo, anche se i tempi sono cambiati oggi. No, è difficile riconoscere i propri limiti.